truccarsi, andiamo a lavorare, tiriamo sul sipario. Allora, buonasera, tornati, bentornati a Salsus, la televisione del videomaker Danilo Cantoni. Stasera abbiamo un gradito ospite, il presidente di Confesercenti, il neo presidente di Confesercenti, salsese, che tutti conoscete come politico, ma lui in questo momento è il noto Matteo Orlandi e ci interessa del commercio, appunto, dei Confesercenti. Buonasera Matteo. Ciao, grazie per l'invito a te Danilo, insomma sono molto felice di poter essere qua. Bene, allora entriamo subito nel vivo e volevo sapere, allora, a super giù quante sono le attività commerciali ancora vive e quanti sono i tuoi iscritti? Guarda, sono due dati difficili da dare in modo preciso, comunque posso darti un trend. Le attività comunque poi si dividono in attività commerciali, negozi, pubblici esercizi, quindi poi i bar, ristoranti, hotel come altra categoria, quindi comunque sulle attività saremo intorno secondo me 200-300 attività di negozi, attività locali, e poi se inseriamo hotel e altre comunque abbiamo un dato variabile. E come iscritti anche qui alla fine Confesercenti ha un numero che varia ogni anno in base, adesso non abbiamo ancora dati attuali per le iscrizioni perché siamo appena inizio dell'anno, comunque siamo sulle, se non sbaglio, un centinaio circa di iscritti, che variano dalle 80-100 iscritti ogni anno. Poi ci sono tante tipologie diverse, quote diverse, magari le attività che sono, danno solo un contributo, altri che fanno un tipo di tessera, altri che hanno un tesseramento con anche l'assicurazione sanitaria, quindi comunque non c'è un dato preciso ma c'è un'indicazione di massima su quello che sono. Avremo poi nel corso dell'anno i dati un po' più precisi, diciamo. Ok, ecco, quella cosa che mi aveva preoccupato, che riguarda proprio quell'articolo là che diceva 35 le attività chiuse nel 2018, ecco, le motivazioni su per giù per queste chiusure? Ma possono essere, quasi ovvie, possono essere tante, diciamo, sì. La cosa interessante è che c'era un'emorragia che sembra essersi un po' fermata o rallentata. C'era il dato del 2016, se non sbaglio 2017, che era tremendo, c'era un crollo delle attività, una chiusura veramente in massa, molto forte. Poi sembra ci sono ancora più chiusure rispetto ad aperture, però il dato è leggermente migliorato. Non si può parlare ancora di ripresa, però bisogna avere magari un cauto ottimismo nel pensare che forse, insomma, da qui in poi si arriverà a un pareggio e a una nuova possibilità di tornare in positivo. Le cause sono tante, ma sul commercio in generale, ma poi su Sal sono dei motivi in più. Su quello in generale c'è il motivo grosso dei centri commerciali, chiaramente, che hanno nel corso degli anni impoverito un po' l'attività commerciale locale, del mega boom che ha avuto e avrà sempre più l'online, quindi un mondo che si è trasformato, è cambiato nel giro di 20 anni, già nel 2007-2008 circa. Tutti i nostri acquisti, magari le nostre cose le facciamo davanti al computer, adesso abbiamo il telefono in tasca su cui facciamo qualsiasi operazione, compriamo qualsiasi cosa. Quindi un mondo che commercialmente si è trasformato negli ultimi 10-15 anni e cambierà ancora di più. Quindi questo dato, insieme a quello del commercio in generale, è spostato più verso la massa, le grandi strutture, cosa che in America sta tornando indietro, quindi si sta tornando per fortuna ai negozi tradizionali, ha creato chiaramente dei problemi in tutta Italia. A Salso poi si paga ancora di più lo scotto, perché si paga il fatto di certi casi di non essersi aggiornati un po' coi tempi, di essere rimasti, grazie a tutto il buono che c'era, il bello che c'era negli anni 80-90, un po' seduti e quindi senza la capacità poi di affrontare il mercato. Perché negli anni 90, anche se non eri capace di fare impresa, lo facevi benissimo lo stesso, tutto andava bene, c'era una domanda incredibile, quindi potevi essere anche non capace nel settore e andava benissimo tutto. Adesso se non sei innovativo, se non sei attento al mercato e se non sei pronto a evolverti nel giro di pochissimo, vieni stroncato, vieni tagliato fuori completamente e quindi sei costretto a chiudere. Ha chiuso, non dico che ha chiuso di più chi non ha innovato, però certe categorie hanno poi risentito maggiormente di tutti questi fattori messi insieme.
l'abbigliamento, per esempio, che ha avuto la grossa sfida dei centri commerciali online, ne ha patito tantissimo. Categorie magari più specifiche, più legate vicine all'artigianato, più legate a una produzione propria e legate all'ingegno, hanno magari tenuto più il passo, perché hanno una nicchia di mercato un po' più piccola e quindi interessante. Quindi ognuno per vari motivi ha avuto delle difficoltà, delle chiusure dovute a tante cose, però diciamo questi sono i tre canali principali. Ecco, infatti Supergiù subodoravo che potrebbero essere queste, ma infatti l'hai toccato te il discorso, quelli legati più all'artigianato, perché ci sto pensando, non so, anche al sarto, quello che vuoi, puoi andare benissimo nei centri commerciali, però il contatto umano, il discorso del sarto, esatto, il servizio, eccetera eccetera, l'allungarti o meno la camicia, la giacca, il calzone, ecco, c'è sempre cose che puoi trovarlo nel negozio di vicinato piuttosto che nella grande struttura. Assolutamente. Però ok, la grande gli outlet, i grandi centri commerciali sono nemici, diciamo così, dei negozi dei tuoi clienti, dei tuoi associati. Però secondo me il vero motivo potrebbe essere legato anche all'abbandono, alla chiusura di queste attività, perché la donnetta che abita, o la signora che abita su alla Spomarina, è ben contenta di andare a fare 200 metri e andare a trovare il formaggino lì, piuttosto che andare nel supermercato nella parte opposta della città. Però viene stroncato da che cosa? Da tante delle attività fiscali, come possono essere le rivise, come si chiamano, le tasse, mica tasse, la sanità, le sanitarie, eccetera eccetera. Non a caso ultimamente anche hanno i NAS hanno controllato parecchie attività, dai bar ai ristoranti. Ecco, potrebbe essere anche questa tassazione importante, portare il privato, già si risparmia sulla commessa, io penso che può essere una spesa quella, o la prendi in nero ma non la prende più nessuno in nero, allora a quel punto lì, ecco, potrebbe essere una spesa, cioè le spese più che il vero nemico, sì, è quello. No, quello è assolutamente è un dato importantissimo, soprattutto perché il piccolo paga di più in termini proprio di fiscalità. Alla fine sei costretto, anche con un'attività magari marginale, però sei costretto a una tassazione, a un'incombenza di costi esagerata rispetto a quello che può essere anche il fatturato. Chi magari è più strutturato paradossalmente ne ha meno, perché magari deve fare una tipologia di lavori per l'attività e la fa per una struttura che è più grande. Il piccolo da solo deve pagare qualsiasi cosa, l'assicurazione, l'estintore, il controllo fiscale sulla cassa, IVA, INPS, tutte le varie cose normali, deve avere comunque una serie di balzelli che ogni mese incidono sul fatturato, sulle entrate. Se le entrate non sono tante, chiaramente si tende a morire, a scomparire. Anche il discorso che facevi adesso sui dipendenti, i voucher che c'erano prima erano interessanti, poi li ha messi in un'altra forma. Adesso se uno vuole assumere deve pagare così tanto che non riesce anche magari per qualche ora a settimana avere una persona che gli possa dargli una mano, se non con alcuni strumenti. Quindi sembra che invece di migliorare si vada a peggiorare il tutto. Fattura elettronica, l'ultima novità, no? Si dice che dovrebbe portare un abbassamento dell'evasione, ma con tutte le difficoltà, io conosco artigiani o commercianti che fanno fatica anche a leggere un'email. Figuriamoci se sono capaci, cioè, a fare questo passaggio. Cosa fanno? Si rivolgono al commercialista, il commercialista giustamente dice: guarda, mi porti la fattura in cartaceo, te la mando via io elettronica, però ha un costo, quindi anche questo qua ha un balzello in più, e di certo non va a ridurre l'evasione, perché in tanti magari vanno a pensare: io piuttosto di fare una cosa del genere vado a fare del nero, no? Un discorso assurdo, però purtroppo invece di migliorare porta a peggiorare. E pensare che in Italia siamo gli unici in Europa a avere la fatturazione elettronica, no? Come attività, come negozi, è incredibile. Dove l'Italia emerge sulle cose non sempre buone. Sempre sulla burocrazia.